it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Mamma, papà, oh, che cosa ci fate qui? Buongiorno. Ah, siamo venuti a respirare un po' di spirito natalizio. Oh. So che mancano solo 3 settimane, ma per me non è Natale se prima non faccio scorta dei famosi biscotti a forma di renna di carne. Pensa che stavo per andare a comprarli. Tale padre, tale figlio. A dire il vero non sono per me. La Streffold Candle terrà l'inaugurazione della gara dello spirito del Natale. A quanto so, il titolare ha un debole per i dolci. Oh. Ci vediamo domani per decorare la residenza del sindaco? Mamma, di nuovo, West Riverton è troppo piccola per essere una residenza. È una semplice casa. Ma non andrebbe decorata per il primo round della competizione? Chiamala come vuoi, ma sì, i volontari dovrebbero arrivare domani mattina. Avanzeranno dei biscotti. Oh, lascia perdere. Sono sicura che West Riverton quest'anno vincerà. Esatto, ho detto a tutti che la Stratford Candle creerà una candela in onore della nostra città, Pino di West Riverton. No? Dolce cannella, una candela a aroma di cannella. Adoro andare ogni anno a visitare la città vincitrice. E quest'anno saremo noi, ovviamente. Insomma, se East Riverton non fosse arrivata all'ultimo round l'anno scorso... Ti prego, non ricordarmelo. Ah, ti brucia ancora? No, il loro sindaco mette il dito nella piaga. Sarei la persona più competitiva che conosca. È così da quando eravamo bambini. Ho il presentimento che lei dica la stessa cosa di te. Non sono competitivo. Semmai appassionato, già? No? Io adoro questa città, la sua gente, questa competizione, perché, beh, è un'irrinunciabile tradizione. Questo è lo spirito del Natale. E non vedo l'ora di battere East Riverton quest'anno. Sì! Biscotti! A presto, figliolo! D'accordo. Grazie, Sara. Ma no, grazie a te. I biscotti a forma di pupazzo di neve sono perfetti e più buoni delle renne che vendono a West Riverton. Beh, bene, perché dobbiamo dare il massimo per vincere quest'anno. Daremo inizio ai giochi domani, decorano la residenza del sindaco. Intendi casa nostra? Sì, ma noi la renderemo spettacolare. Beh, con un sindaco come te non potrebbe essere diversamente. Oh, grazie. A presto, Justin. Ciao. A presto. Ci vediamo. Allora, mamma, hai già pensato a cosa vorresti per Natale? Il tuo regalo mi piacerà a prescindere. Così non mi aiuti. Salve, sindaco. Ok, salve. Beh, potresti fare qualcosa a mano, come i pupazzi di neve dipinti con le dita. Avevo solo 5 anni. Ricordi? Ora ne ho 14, mamma. Ok, ok. Beh, gradirei una macchina nuova. Sei contento? Prima dovresti aumentarmi la paghetta. Papà, la mamma vuole una macchina nuova come regalo di Natale. Davvero? Beh, perché non la chiede direttamente a Babbo Natale? Nah. Buongiorno. Ciao. Senti, andiamo da Enzo stasera. Vuoi venire con noi? Ascolta, io non posso stasera, tesoro. Con Linda abbiamo già dei programmi, ma noi due passeremo l'intero pomeriggio insieme domani dopo scuola. E che cosa avete intenzione di fare? Aiuteremo a decorare la casa del sindaco di West Riverton. Frank, darai una mano a Linda? Sara, ti prego, dovresti lasciarti alle spalle tutta questa rivalità. Sì, mamma. Insomma, il Natale non è fatto per stare tutti insieme. Essere amorevoli con il prossimo. Sì, su questo hai ragione. Infatti noi saremo amorevoli con tutti, dopo averli stracciati. Ok, beh, dopo questi buoni presupposti andiamo, ti porto a scuola. Vieni qui. Ciao. Abbraccio. Il mio ragazzo. Sei un piccolo ladruncolo. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Urrà! Grazie a tutti per essere venuti, siete stati favolosi. Abbiamo bisogno di più luci. Sull'albero? No, per la mia casa, per la competizione. Quando accenderemo le luci, l'intera costa orientale deve subire un completo blackout. Con il budget rimasto, al massimo possiamo far saltare qualche fusibile nel New Hampshire e parte del Maine. Ma possiamo andare al negozio di Adobe. Se compri all'ingrosso ti fanno ottimi sconti.
No, Kendall, sei il presidente del consiglio, devi delegare. Ma se hai comprato e montato quell'albero da solo? Sì, beh, volevo assicurarmi di comprarne uno più bello di quello che Sara ha preso per il suo municipio. Devo sbrigarmi se voglio fare in tempo per la cerimonia di inaugurazione. Non dimenticarti di prendere un panfrutto alla caffetteria. Giusto, grazie. Sai, sono convinto che Sara abbia comprato una tonnellata di luci per decorare la sua residenza. Ricontrollerò il budget. A che servono gli spazzaneve, no? Yale, sono magnifiche. Potremmo disporle sopra al tuo caminetto e accenderle per accompagnare l'ingresso dei giudici. È perfetto. Credo che sia un'idea difficile da battere per il primo round. Se arriveremo al secondo... Quando arriveremo al secondo round? Abbiamo ordinato tutto per la fiera di Natale al municipio che, tra l'altro, è stata una grande idea. Mostreremo il lato spassoso del Natale a East Riverton. E cosa infonde più gioia di giochi e cibo? Abbiamo la vittoria in tasca quest'anno, riesco a sentirlo. La vincitrice otterrà anche il centro di distribuzione della Stratford Candle? Non fa parte del premio, ma è altamente probabile. Insomma, il titolare della compagnia adora il Natale. Chi vince è un papabile candidato. E noi abbiamo tutta quella terra vicino al vecchio mulino che sarebbe davvero perfetta. Beh, dita incrociate. Sì. Oh, non avevi detto che volevi fermarti a prendere un caffè prima della cerimonia? Sì, grazie. Sara? Liam, hai tutto per la cerimonia della Stratford Candle? Ah sì, sono a posto, grazie. E tu sei a posto? Non potrebbe andare meglio, ci vediamo più tardi. Dopo di te. Oh, no, no, dopo di te. Ti prego, no, insista. No, entra prima tu. Ti prego. Ok, uno dei due si decide a entrare, fate uscire tutto il caldo. Credi che funzionerà? Più li facciamo stare insieme, più dovranno essere gentili. Magari alla fine legheranno. Renderebbe il mio lavoro più facile. Oh, a me renderebbe la vita molto più facile. L'ambiente si è raffreddato per colpa del vostro siparietto di poco fa. Stavamo solo cercando. Sì, so cosa stavate solo e cosa stavate cercando di. Conosco fin troppo bene le vostre scaramucce. Non puoi dire di conoscere tutto di noi. Noi non siamo così prevedibili. Posso avere un tè alla menta? Tè alla menta macchiato? E un eggnog caldo. Allora, sei pronto per la gara dello spirito del Natale? Ah, pronto a vincere? Assolutamente sì. Beh, East Riverton è arrivato al round finale l'anno scorso. West Riverton arriverà molto più lontano, infatti otterremo anche il centro di distribuzione. Non è vero, Maureen? Maureen è dalla nostra parte. Oh, no. Maureen non è dalla parte di nessuno. Vedete, io vivo fuori dai confini di entrambe le città, in un posto neutrale come la Svizzera. È l'unico modo per riuscire a sopravvivere a cavallo del confine tra le due città. E ora, se non la smettete, non darò a nessuno dei due il mio panfrutto natalizio. Oh. Non puoi farci questo, è la tradizione. È il panfrutto più buono del mondo, Maureen. Beh, almeno su una cosa siamo d'accordo. Ah, non vi farei mai questo torto. E poi, il principio alla base dello spirito del Natale è condividere e aiutare gli amici, giusto? Sì. Ovviamente, sì. Mm-hmm. Non avete delle città da gestire? Grazie, Maureen. A presto, Maureen. A presto. Dopo di te. Oh, ti prego. Insisto. A presto, Maureen. La vincitrice dell'anno scorso e di molte altre annate precedenti, Dover Lake. Benvenuti alla gara dello spirito del Natale della Stratford Candle, una finalista dell'anno scorso, East Riverton. Benvenuti alla competizione. I nostri cari amici da Weaverton, benvenuti alla competizione. Molto bene, ecco lei. E l'ultima concorrente. Diamo un caloroso benvenuto a West Riverton. Benvenuti grazie alla infinito. Sfida. Grazie. West Riverton. Grazie. E così siamo arrivati a 28 partecipanti ufficiali. Come sapete, negli ultimi 50 anni la gara dello spirito del Natale del New Hampshire è diventata un'amata istituzione. E sì, vendiamo molte candele grazie a questo evento, ma alla base c'è molto altro. È una tradizione che crea una grande unione tra le comunità. Allora, ecco come funzionerà la sfida. Primo round, decorare la residenza del sindaco. I nostri amati giudici sceglieranno le 10 città che accederanno di diritto al secondo round, in cui dovrete dimostrare il lato divertente del Natale. E poi le prime 3 accederanno al terzo e ultimo round, in cui dovranno organizzare un evento che esprime il significato del Natale. Annuncerò la città vincitrice il 23 dicembre e la candela del 50° anniversario porterà il suo nome. Ci sarà anche un premio in denaro da investire in parchi urbani. E la gioia di essere la città con più spirito natalizio.
Sarebbe fantastico. La cittadina vincitrice sarà la sede del centro di distribuzione? Non ufficialmente, anche se quelle qualità che ricercano i giudici, come il forte senso di comunità, la collaborazione tra vicini, sono quelle che ricerco anch'io quando devo decidere dove espandere la compagnia. Grazie infinite, vi auguro un felice Natale! Grazie, ciao. Oh, ciao! John, ciao. Buon Natale anche a te. Sono felice di rivederti, è un piacere averti in gara anche quest'anno. Ti ringrazio molto. Ciò che immagino io... Beh, so che ti piacciono molto i nostri biscotti a forma di renna, quindi... Ma di sicuro non quanto i nostri a forma di pupazzo di neve. Beh, li gradisco entrambi. È solo un modo per congratularci per il 50° anniversario della competizione. Sì, e pensare che è cominciata con 5 città. È molto più di una tradizione, come le vostre candele di Natale, che a proposito la mia famiglia trova stupende. Oh, anche la mia. Mio padre ha addirittura richiesto una candela dal nome Aroma di Cannella per celebrare la nostra vittoria. Oh, non correre troppo, Liam. Oh, bene, se volete scusarmi, ho del lavoro da fare. Oh, certamente. Posso... Oh, sì, grazie. Sì. Grazie, John. Sindaco Clark, la famiglia Clark al completo. Buon Natale, non vi aspettavo stasera. Oh, Kendall ha detto di aver prenotato. Enzo, non so come ci riesci. Ogni anno ti superi, credo tu l'abbia fatto di nuovo. Cosa posso dire? Mi piace il Natale, giusto un pochino. Giusto un pochino. Spero che abbiate fame, vi consiglio i cannelloni di Babbo Natale, oppure vi posso proporre la pizza abete dell'anno scorso. Oh, come possiamo dire di no a quella? Venite, c'è ancora un tavolo libero. Sindaco Reed, benvenuta. Oh, Enzo, ciao. Il locale è meraviglioso. Liam? Sara? Ben, Catherine, è un piacere vedervi. Sara? Il piacere è nostro, Sara. Vi ricordate di mio figlio Justin? Certamente, è diventato proprio un bel giovanotto. Oh, la ringrazio, signora Clark. Ti prego, dimmi che fate ancora la pizza abete dell'anno scorso. Certamente, ma stavo per far accomodare il sindaco Clark e abbiamo un solo tavolo libero, ci vorrà un po' di tempo. Ok, Yale ci ha detto di venire stasera, ma non importa, prendiamo da asporto. Oh, no, no, non essere sciocca, sedetevi con noi. Papà, non mi sembra no, una buona idea. No, noi non vogliamo disturbare. Non vogliono disturbare. Ma disturbo. Più siamo, meglio è, soprattutto in questo periodo dell'anno. Enzo, facci strada tu. Dopo di te. Grazie. Oh. E dato che Liam non era in grado, tua madre si propose per cantare quella canzone. Quanti anni avevano? All'incirca la tua età, credo. Ci sarei potuto riuscire, invece. Tesoro mio, era Holy Night. Anche un cantante di lirica fa fatica a raggiungere quelle note. Se ne stava chiuso ore in camera ad esercitarsi. La prima volta che l'abbiamo sentito, credevamo che un leone lo stesse aggredendo. Che ne dite se cambiamo argomento di conversazione? Allora, mamma, tu ci riuscivi. Voglio dire, tu cantichi continuamente ora. Dovevi essere brava. Justin, è passato davvero tanto, tanto tempo. L'importante è che ci ha provato. Immagino che vi conosceste bene all'epoca, eh? Stai scherzando? Facevano sempre a gara per il consiglio scolastico, l'iscrizione al college, i gruppi di dibattito. E ora che sono entrambi sindaco, tutto gira intorno a quale città è migliore dell'altra. Non siamo così malvagi. Abbiamo solo molto a cuore le nostre città e le persone che ci vivono. Sì, ben detto. E quando noi vinceremo la competizione quest'anno sarà... Sarà un'incredibile sorpresa. Sindaco Clark, mio padre le ha detto che l'aiuterò con le decorazioni della casa? Ah, certamente, siamo fortunati ad averti come volontario. Anche se devo ammettere di essere stupito che tua madre non l'abbia ritenuto, come dire, un conflitto di interessi. No, no, va benissimo. A patto che non riveli i piani segreti dell'imbattibile East Riverton. E ciò che accade a West Riverton rimane a West Riverton. Senti, Liam, stavo pensando a quella faccenda di cui dovevamo discutere. Quale faccenda? Sì, quella faccenda. E vorresti parlarne proprio in questo momento? Vedi, sì, ma può aspettare fino a domani mattina alle 9 in piazza? Mi sembra perfetto. Bene. Justin, tua madre ti ha raccontato di quando lei e Liam hanno cercato di convincere il governatore ad accendere le luci del loro albero di Natale? Buongiorno. Buongiorno. Perché parliamo qui? Ci sono meno testimoni? Ah, è un territorio neutrale, metà nella tua città, metà nella mia.
In realtà la mia parte di piazza è 3 metri più grande della tua. Stai cercando in tutti i modi di provocarmi, vero? Sta funzionando? No. Volevo parlare di mio figlio Justin. Dato che lavora con Frank alla tua casa, volevo assicurarmi che non venga trascinato in mezzo a questo. Questo? Noi, il nostro spirito competitivo. Sara, andiamo. Non coinvolgerei mai Justin in questo. Grazie. Detto ciò, quando West Riverton vincerà la gara dello spirito del Natale, ho intenzione di non farti dimenticare che è stato grazie all'aiuto di tuo figlio. E quando perderai contro East Riverton, ho intenzione di usare questa storia come lezione per dimostrare a Justin che non è importante vincere. Allora cosa hai in mente per il secondo round? Non lo so. Tu che cosa farai? Neanche un piccolo indizio? Vorrebbero farmi travestire da Babbo Natale. Pagherei una fortuna per vederti. Beh, sei la benvenuta, ti riserverò un posto. Ok, e noi faremo lo stesso per te da noi. Sarebbe più equo se tu ti travestissi da signora Klaus. Ok, lo farò. Sarà divertente. A te andrebbe di rendere tutto questo più interessante. In che modo? Se uno di noi vince, il sindaco perdente dovrà organizzare una grande festa in onore del vincitore. Che ne pensi di una bella cena, invece? Ah, vuoi uscire a cena con me? Non farti illusioni. Che vinca il sindaco migliore. Che vinca la città migliore. Ehi, passami quello. Ma aggiungi anche questo. Sì, grazie, devo arrivare lassù, mi serve la scala. Mi scusi, sindaco Clark, posso chiederle un favore? Certamente, Justin, sì. Stavo pensando al regalo di mia mamma per Natale e dato che lei la conosce da tanto, mi chiedevo se avesse un'idea su cosa potesse piacerle. Non l'hai chiesto a tuo papà? Insomma, tua madre e tuo padre sono ottimi amici. Oh, no, lui ha bocciato il mio suggerimento. Beh, stavo pensando a qualcosa che potrebbe piacere ad un sindaco. E poi mio padre ha detto che lei è diventato sindaco per via della mamma, no? Beh, più o meno. Tua madre, tuo padre e io abbiamo corso per il ruolo di rappresentante di classe e ho vinto io. L'ho fatto solo per fare colpo su tua madre, ma lei non è stata contenta di perdere. No, puoi dirlo forte. Ma sai, è divertente perché il modo in cui l'ha espresso mi ha spronato a impegnarmi al massimo, a... Mi ha insegnato a mettermi al servizio del pubblico, tanto che quando tuo padre e io siamo andati al college, io ho fatto scienze politiche. E quando siamo tornati abbiamo scoperto che Riverton era stata divisa e cercavano persone per lavorare nei nuovi municipi. E il resto è storia. Non ho capito perché è stata divisa in East e West Riverton. Beh, vedi, non ci sono stati problemi dovuti a disaccordi sulla tassazione o l'urbanistica, ma fondamentalmente le persone avevano una visione diversa sulla città e il principio di comunità. Ma le due città sono così simili. Sembrano gemelle. Io non so che rispondere. Le piace ancora essere il sindaco? Oh, lo adoro, sì. Anche a mia mamma piace molto. Ne sono più che convinto ed è anche molto brava. Ma sappi che se glielo vai a riferire, negherò categoricamente. Non glielo dirò. Bene. Ma lei mi farà sapere che cosa potrei regalarle per Natale? Assolutamente. Forse avremmo dovuto lasciare questi pacchi a casa mia. Abbiamo la riunione sul bilancio tra 20 minuti, ricordi? Ah, giusto. Se ottenessimo il centro di distribuzione della Stratford Candle, la città avrebbe una nuova fonte di gettito fiscale. La situazione è sotto controllo, la città è in ottimo stato. Sì, beh, sai com'è, è il mio lavoro assicurarmi che tutto sia in ottimo stato. Liam, non devi dimostrare niente, le persone sanno quanto tempo ed energie dedichi alla tua professione. Non esiste altro luogo in cui vorrei essere o altro che vorrei fare. Insomma, questo posto, la nostra città, incarna lo spirito natalizio. Sì, è vero. Ma devi andare alla riunione sul bilancio. Di cosa ci stiamo dimenticando? I giudici arriveranno qui domani. Abbiamo seguito la lista. Accederemo al secondo round. Quanto darei per sapere che cosa sta facendo Liam a casa sua? Justin non ti ha mandato della foto? No, non è la nostra spia. Allora chi è? Dovremmo averne una. Non ingaggerei mai qualcuno per andare a sbirciare dalle finestre che cosa stanno facendo. Insomma, quando posso parlo io. Andiamo. Aspetta, cosa? Guarda che non significa spiare, ma preoccuparsi per il proprio figlio. Voglio assicurarmi che stia bene. Visto? È per questo che è il sindaco. Hai sentito cosa hanno detto? Non proprio, ero impegnato a cercare una scusa per giustificare la nostra presenza qui dietro con i binocoli. Birdwatching. Ah, sì, grandioso. Credo che voglia andare a controllare Justin. Ah,
Aspetta, Justin, a casa mia. Oh. Qui abbiamo finito. Ti serve una mano? Vedi qualcosa? Non sì, proprio. Dobbiamo avvicinarci. Complimenti a tutti. Di solito la gente suona il campanello. Oh! Non mi aspettavo di vederti qui. Sì, davanti a casa mia. Ma che strano, eh? Mm. Voi due ci stavate spiando. No! No, stavo solo controllando Justin. Justin? Sta benissimo. Siamo stati via solo quanto? 20 minuti, vero? Sì, siete stati via. Mm-hmm. A fare che cosa con i binocoli? Birdwatching. Stavamo facendo birdwatching. Mm? Davvero? Mm. Avete visto uccelli interessanti tra gli alberi del mio giardino? Senti. I giudici arrivano domani. Non so te, ma noi abbiamo molto da fare. Possiamo metterci d'accordo per lasciare che le cose vadano come devono andare? Niente più spionaggi. Sarà una gara pulita. Sì, posso riuscirci. È stata un'idea di Kendall, comunque. Sì, Yale mi ha spinta a venire qui. Per caso hai visto anche tu il bus che ha appena investito entrambi in pieno? Quale bus? D'accordo. Ok, arriverò il prima possibile, signora Murphy. Ok, a tra poco. Va tutto bene? Si è rotto il contatore della signora Murphy. Devo andare a verificare qual è il problema. Justin, hai tutte le tue cose? Ti lascio all'ufficio di tua madre. Beh, se hai fretta, posso portarlo io. E magari prima andiamo a prendere un regalo per lei? Ah, certo, perché no? Ottimo. Grazie, Liam. Ci vediamo domattina, ok, tesoro? Ti voglio bene. Grazie, Liam. Figurati. Ok, andiamo a fare shopping. D'accordo. Andiamo. Potrebbe piacerle un orologio? No, perché indossa sempre quello che le ha regalato sua madre. Ce l'ha dai tempi del liceo. Wow. La conosce bene? No, non molto, ma un tempo sì. Ora la incontro di rado a qualche evento di lavoro. E quando c'è una grande tormenta di neve. Che cosa vuole dire? Vedi, la piazza è divisa tra le due città e c'è una via che corre proprio al centro, che a sua volta però è divisa in due parti e... Beh, ogni volta che c'è una nevicata dobbiamo decidere chi rimuoverà la neve da quel punto. E come fate a decidere? Ti stupirebbe sapere quante decisioni si prendono lanciando una moneta. Beh, apprezzo molto il suo aiuto comunque. Vorrei davvero farle un grande regalo quest'anno, capisce? Vabbè, Justin, i regali di Natale non devono essere grandi per essere graditi. A volte quelli più appariscenti rimangono nascosti nei cassetti. So che può sembrare strano, ma... A volte le piccole cose sono quelle davvero speciali. Ciao, mamma. Oh, ciao tesoro. Ho quasi finito qui. Liam. Ciao. Ciao. Frank ha avuto un'emergenza di lavoro e ho accompagnato io Justin. Beh, grazie, sei stato gentile. Cosa c'è per cena? Dipende da quanto è in disordine la cucina con tutte quelle decorazioni. Ok. Beh, vado a prendere i menù da sporto dalla scrivania di Yale, non si sa mai. Grazie, sindaco Clark. Figurati. Vuoi che ti... No, ce la faccio. Dai, lasciami. Perché sono i regali? Per tutte le persone che hanno dato una mano. Giusto un piccolo omaggio / regalo di Natale. Sono stata così impegnata che non ho avuto il tempo di incartarli fino ad ora. Beh, lo capisco perfettamente. Tu come riesci a far conciliare ogni cosa? Beh, chi dice che ci riesco? Non lo so, credo sia tutta una questione di prospettiva, assicurarsi che le cose da fare in cima alla lista siano davvero le più importanti. Grazie. Un piacere. E buona fortuna per domani. Anche a te. A presto. Mostrarvi alcuni alberi? Mamma, papà, venite! Si è fatto tardi.
Sto guardando un film di Natale. Siediti qui con me. La gara inizia domani e ho così tanto lavoro da fare che non so nemmeno che cosa... Sì, guarderò il film con te, capo. Ok. Dammi qui, papà. D'accordo. So che voglio questo. Sì, mi piace. Ottima scelta, signori. Ce lo posso preparare. Faremo invidia a tutti. Fantastico. Vero. Puoi dirlo? Com'è la cioccolata? Mamma, è perfetta. Assolutamente deliziosa, Katrin. Sì, i giudici la adoreranno. Sono certa che stavolta vinceremo. Mamma, lo dici ogni anno e non abbiamo ancora mai vinto. Allora, ragazzi, dobbiamo rimediare. Sì, sì, ha ragione. Giusto. È impossibile che ci sia un'altra casa del sindaco più natalizia di quella di West Riverton. Ah, oh, queste campanelle fanno proprio un bell'effetto. Sì, sono davvero originali. Beh, abbiamo ancora un po' di tempo prima che i giudici si facciano vivi. East e West Riverton sono le ultime due concorrenti di questo primo round. Oh, quanto vorrei che noi fossimo gli ultimi. Rimarranno così incantati da questa casa che West Riverton passerà inosservata. Dopo tutti questi anni ho imparato a non sottovalutare mai Liam. Se accedessimo entrambi al secondo round, sarebbe molto più difficile arrivare in finale. Dovremmo tirare fuori tutti gli assi nella manica per la fiera di Natale. Ok, abbiamo un altro paio d'ore, giusto? Mm-hmm. Io ho bisogno di distrarmi. Sì. Ottima idea. Dammene un altro. Ne hai già presi due, non ti sono bastate. Ho bisogno di tutta l'energia possibile. Beh, io ti ho avvertita. Terrò la bocca chiusa. Molto furbo. Nervosa? No, ho soltanto fame. Tu? No, per niente. Maureen, potrei avere una fetta di pan frutto, per favore? Sempre se ne è avanzato. Allora, tu sei pronto per i giudici? Oh, prontissimo, scherzi. Sì, anche noi li lasceremo a bocca aperta. Ah, anche noi. Se tu vuoi, puoi unirti a noi quando i giudici verranno per la visita. Perché? È un gesto da buoni vicini. Ok, allora verrò volentieri e se anche tu vuoi venire a fare un giro. Sì, grandioso. Grandioso, preparati. Sarà un grande, grande spettacolo. Sì, anche da noi. Non sono mai stato più pronto di così in vita mia. E se guardate da vicino potete vedere che i nostri pupazzi di neve rappresentano i membri di una famiglia e la wow, loro unione. È meraviglioso. Soprattutto nel periodo natalizio. Avremmo dovuto farlo noi. Ce la caveremo. Se volete seguirmi sì. Dentro abbiamo una piccola sorpresa in serbo per voi. Dovremmo prepararci per la visita dei giudici, giusto? Ah, ok, dammi andiamo. Solo un... Coraggio. Ciao. Grazie infinite per essere venuti. Oh, wow. Accomodatevi. Che meraviglia. Wow. Date un'occhiata, giudici. Oh, sono magnifiche! Benvenuti! Grazie, grazie mille. Sentitevi liberi di dare un'occhiata in giro. Divertitevi e assicuratevi di fare un salto in cucina, dove c'è del sidro di mele caldo per tutti quanti. Oh, grazie! Grazie. Divertitevi! John, grazie di essere venuto. Oh, stai scherzando? Anche se non sono un giudice, mi piace partecipare alle visite. È lo spirito natalizio. Conosci già mio figlio, Justin? Ci siamo incontrati l'anno scorso. È un piacere vederla, signor Anche Gibson. Per me, Justin. Guarda come sei cresciuto. Oh. Mi sembri molto fiero di come avete decorato la vostra casa. Beh, a dire il vero, lui ha lavorato a West Riverton quest'anno. Davvero? So che sembra anticonvenzionale, ma... No, è meraviglioso. Il principio del Natale è quello di aiutare il prossimo. Sono d'accordo. Senti, immagino che non lo andrai a riferire ai giudici, vero? Buona fortuna, Sara. È stato bello rivederti. A presto. Il sidro è da quella parte? Sì, dritto da quella parte. Grazie. Grazie a tutti per essere venuti a West Riverton. So che tutti gli abitanti sono emozionati di avervi qui e mi piacerebbe darvi il mio benvenuto alla residenza del sindaco, anche se sembra che manchi qualcosa.
Che cosa manca? Avremmo dovuto mettere più luci. Non preoccupatevi. Prima di entrare, ho un'altra piccola cosa da condividere con voi e sono sicuro che non avete mai visto niente del genere prima. Oh, che meraviglia! Ta-da! Che bello! Che meraviglia! Grazie. Stavi dicendo? Allora, perché sei qui? Sono solo nervosa per i risultati. Sì, anch'io. Mi sembra di rivivere la gara di spelling di Natale. Mi ero completamente dimenticato. Quanti anni avevamo? 10? 11. Qual era la tua parola? Oh. Frankincenso. Mm. La tua? Mirra. Non ho mai capito perché i re magi non gli hanno portato cose tipo, non so, una giacca o un bel maglione. Sara! Hanno chiamato. Ce l'abbiamo fatta. Andremo al secondo round. Davvero? Sì. Congratulazioni. Grazie. Magari avrai buone notizie anche tu. Sì. Kendall? Ce l'abbiamo fatta. Veramente? Siamo passati al secondo round? Sì. Accidenti, mi hai spaventato. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Congratulazioni. Grazie. Anche a te, ovvio. A quanto pare dovrai indossare il famoso costume da Babbo Natale. Sì, a quanto pare. Sei pronta per il secondo round, signora Klaus? Secondo round? Liam, sto già scegliendo il ristorante in cui mi dovrai portare quando vinceremo il round finale. Sento già il sapore della bistecca che mi offrirai. Questo lo vedremo. Sì, lo vedremo. Buona fortuna. Ti servirà. Allora, abbiamo i giochi, il cibo e i premi della lotteria. Basteranno per il secondo round? Abbiamo allestito ogni sala del municipio, inclusa questa. È sufficiente. Secondo me manca un po' d'atmosfera. Che ne dici del quartetto d'archi dell'anno scorso? No, sono già impegnato. Ah, che peccato. Dove suoneranno? Oh, andiamo. Cosa importa? Abbiamo dell'ottimo intrattenimento per la nostra fiera. Sì, suonano a West Riverton, vero? Sì. Senti, credo che dovremmo concentrarci sui preparativi e non farci distrarre ma da troppi... Ma non vedi? È così che fa. Fa l'innocente. Uno non ha rubato le tue campanelle e intanto ti ha pugnalato alle spalle. Ok, ok. Ma non puoi fare niente per cambiarlo. Ah, sì? Beh, questo lo vedremo. Cosa possiamo fare per dare una mano? Beh, in realtà direi che siamo a cavallo. Il municipio è così pieno di addobbi che potrebbe scoppiare. Abbiamo ingaggiato dei musicisti, io leggerò una visita da Babbo Natale, mentre Frank e Justin si occuperanno dei giochi di luce. Sapete, sono convinto che quest'anno riusciremo ad accedere al round finale e questo non avviene da sempre. Ah, grazie per la puntualizzazione. Non intendevo insinuare niente, stai facendo un ottimo lavoro. Ha ragione, sì. Sei così devoto a questa città. Ci provo, diciamo. Liam, ti prego. Siamo i tuoi genitori, ma non siamo la tua unica famiglia. Anche West Riverton lo è, perché ci metti tutti sempre al primo posto a qualunque costo. Ah. Tu pensi davvero questo di me? È questo che ti rende un bravo sindaco. Grazie. L'hai fatto di nuovo. Buonasera anche a te. Di nuovo cosa? Hai rubato una delle nostre idee. Kendall ha trovato quelle campane online. No, non le campane. Hai ingaggiato il quartetto d'archi che ha accompagnato la nostra fiera l'anno scorso? Ah, sì, certamente. Tu sei incredibile! Non l'ho rubato. Non era prenotato, quindi ho pensato che avessi in mente altro. Tu sei proprio incorreggibile. Ok, adesso basta. Voi due venite con me. Andiamo. Ok.
Che succede? Voi dovete risolvere i vostri problemi una volta per tutte. Non eri neutrale come la Svizzera. No, tesoro, neanche gli svizzeri sopporterebbero voi due. Tutti questi sorrisi forzati sono solo maschere che nascondono i vostri veri sentimenti. Questa storia va avanti da troppo tempo. Risolvete! Tutto questo è assurdo. Noi siamo tranquilli, non dobbiamo risolvere alcun problema, anche se non andiamo mai d'accordo su niente. Concordo pienamente. È bloccata. Non è bloccata. Ok, è bloccata. Io cosa ho detto? Sai una cosa? Maureen, andiamo? Ci senti? Provo a chiamarla. Il mio non prende. Neanche il mio. Maureen, ti prego! Ah, per quanto tempo li terremo rinchiusi lì dentro? Beh, Justin rimane con Frank stasera, quindi posso stare per un bel po'. Beh, qualsiasi cosa pur di convincerli alla tregua. Grazie, Maureen. Mm-hmm. Dita incrociate? Sì. Vi faccio sapere come va. Direi che ce lo meritiamo davvero. Beh, tu di sicuro. Scusami, è che a volte non riesco a farne a meno. Sai, Justin pensa che siamo amici. Tu che ne pensi? È una cosa che potrebbe mai accadere? Sono successe cose strane, non riesco a pensarne una di precisa al momento, ma... Ok. Vabbè, allora facciamo finta per un minuto di essere amici. Ok, amici. Abbiamo tempo. Di che cosa vorresti parlare? Vedi, stavo pensando... Hai mai la sensazione che il lavoro venga sempre prima del resto? Ogni giorno. A me non importa se mangio da sporto, perché il lavoro non mi lascia il tempo per cucinare il pranzo, ma so che mi perdo le cose importanti, quelle che contano veramente. Perché fai questi pensieri? Ah, è per una cosa che mi ha fatto notare mia madre. Ha detto che metto sempre la città al primo posto e automaticamente significa che io mi metto sempre al secondo. O terzo. Già. So che non mi manca niente, ma ultimamente mi è capitato di riflettere. E mi domando se mi sono perso qualcosa lungo il cammino. Non ha alcun senso, vero? Sì, sì, invece. È come se a volte non riuscissi a cogliere la felicità prima che ti sfugga di mano. Sì. Siete ancora qui? Mi ero dimenticata che la porta è difettosa. Oh, sì, soltanto quando viene chiusa dall'esterno. Allora, abbiamo raggiunto un accordo di pace? No, ci è venuto il mal di schiena, però. E il torcicollo. Sì, non dovrei esserne così sorpresa. Un paio d'ore non possono rimediare a decenni di disprezzo reciproco. Noi non ci disprezziamo a vicenda. Siamo solo due persone completamente diverse. Voi state scherzando, vero? Voi due siete così simili che a volte faccio addirittura fatica a distinguervi. Non riuscite a capire cosa avreste potuto conseguire negli ultimi decenni se aveste lavorato insieme invece di competere? Abbiamo detto di non spiarci più a vicenda. Sì, è vero. Ad ogni modo... Vai, ti ascolto. Nessuno ci vieta di andare a spiare le altre città in gara. No. Non dovremmo stare qui. Perché? Dover Lake è la nostra più grande rivale. Ha già vinto 4 volte finora. Voglio dire che non riusciamo a vedere niente da qui. Sapevo che avremmo dovuto portare i binocoli. Nessuno crederebbe alla storia del birdwatching. È dicembre. Beh, non tutti. Gli uccelli emigrano a sud. Desterebbe troppi sospetti. Detto dalla donna che ha portato dei giornali di 5 mesi fa. Hai visto l'articolo sul 4 luglio, vero? Beh, non ho trovato altro. Oh no, credo ci abbiano scoperti. Ok, fa finta di niente, tranquilla. Mandare il coro a distribuire i biscotti di Natale fatti in casa alla fiera è un'idea geniale. Abbiamo abbastanza volontari per prepararne a sufficienza. Ormai non ci restano molti giorni.
Avremo così tanti biscotti che per finirli arriveremo al prossimo Natale. Non voglio rimanere senza. Non possiamo fare errori. Sono sicura che Dover Lake non se ne sta con le mani in mano e neanche West Riverton. Tu e Liam non avete deposto l'ascia di guerra? Più o meno, le ostilità possono esplodere in ogni momento. Ma per ora fate progressi? Per ora. Non ho mai pensato che fosse un cattivo ragazzo, ma non avevo neanche mai visto il suo lato sensibile. Abbiamo in comune molto più di quanto credessi. Molto più rispetto a cosa? Al lavoro? Devo supporre che ci sia dell'altro sotto? Non provare neanche a insinuarlo. Non sono per niente interessata a lui in quel senso. Sei sicura? Sono sicura al 100%. Sì, ok, al 99%. E cos'è quell'1%? È solo perché mancano meno di 2 settimane a Natale. Lo spirito natalizio è nell'aria. È il romanticismo del periodo. E non sono queste le cose che avete in comune? Beh, non sono molte. Sì, siamo cresciuti nella stessa città, giocavamo insieme, eravamo nel consiglio studentesco, nel gruppo di dibattito e... abbiamo studiato le stesse materie al college, siamo diventati entrambi sindaci e a volte ci chiediamo se c'è... di più, ma non significa che siamo uguali. Chiaramente. Non siamo uguali. Sono sicura al 98%. Aspetta, vediamo se ho capito. Maureen vi ha rinchiusi nel magazzino. L'ha fatto pensando di dare una mano. Ed è servito? Beh, forse un po'. Sara e io abbiamo una lunga storia alle spalle. Sì, lo so bene, ne sono stato testimone. Ma sai, credo che voi godiate troppo della vostra rivalità per metterla da parte. Per lei ogni occasione è buona per denigrarmi. Senti, Sara e io abbiamo iniziato a uscire perché eravamo gli opposti che si attraggono, ma non ha funzionato perché eravamo troppo diversi, quindi è logico che voi due potreste andare d'accordo proprio perché siete molto simili. Sì, ma eravate innamorati. Noi ci sopportiamo a stento, nascondendoci dietro sorrisi forzati, e poi il nostro rapporto è completamente diverso. Beh, sai cosa? Forse potrebbe cambiare. Senti, sai che ora sto con Linda e che siamo perfetti insieme. Infatti... le sto per comprare l'anello. Davvero? Congratulazioni. Grazie. Accidenti. Non lo so, penso fosse il pezzo mancante del puzzle che stavo aspettando. Magari Sara è il tuo. Silent night, holy night. Scommetto che sono biscotti allo zenzero. In effetti c'è un buon profumo di spezie. Sono biscotti allo zenzero, amico mio. Sapevo che avresti fatto i biscotti di Natale. Ti do una mano? Prima i compiti di spagnolo e i biscotti più tardi. Ok, ma se East Riverton non arriverà in finale perché avresti avuto bisogno di una mano, ti dirò: te l'avevo detto. Ok, a patto che tu lo dica in spagnolo. Adios, Sindaco Clark. Ci vediamo, Justin. È un bravo ragazzo. Sì, credo che lo terrò con me. Serve una mano? Dovremmo cercare di alimentare questa nuova amicizia, rammenti? Giusto. Ti va di tagliare i biscotti? Sì, certo. Grazie per aver riportato a casa Justin. Frank ha chiamato e mi ha spiegato. A quanto pare è andato a comprare un anello di fidanzamento per Linda. Sì, me l'ha detto. È speciale. Come ti senti al riguardo? Bene. Piuttosto bene. Frank e io, prima di stare insieme, eravamo amici e ora siamo rimasti in ottimi rapporti. E Linda è meravigliosa. Justin la adora. Ma a volte dimentico che non tutto è una competizione. Hai una relazione, forse? Oh, scusami, è una domanda personale. Io... No, tranquillo. No, non ho alcuna relazione. Come farei? Lavoro sempre. Faccio la mamma full time. Non potrei uscire con un uomo. E tu, invece? Non ti vedevi con quella infermiera, Jill? Lei voleva stare più vicina alla sua famiglia in Pennsylvania. Mi ha chiesto di andare con lei, ma... West Riverton ha bisogno di te. Come East Riverton ha bisogno di te. Credo che ci servano un altro paio di mani. Ok. Sì, vado a liberare Justin dallo studio forzato. Ok. Ottimo. Ta-da!
E ora, questo, signore e signori, questo è un biscotto di Natale. Non è male. Non male, stai scherzando? Fammi vedere i tuoi. Andiamo. Questi sono un'opera d'arte natalizia. Oh, per favore, il mio è decisamente meglio. Giusto? Justin, cosa ne pensi? Io? Io credo che il mio sia il migliore. Oh, accidenti, è proprio tuo figlio, vero? No, così. Oh. Ecco a te. Oh, lo vuoi anche tu? Tieni. Ne volete uno? Sì. Ah, sei qui. Vabbè, soltanto per il gioco dell'anello intorno alla reina. Sono imbattibile, quindi... Sembra quasi che tu mi voglia sfidare. Sembra quasi tu abbia accettato questa sfida. Tu intanto vai. Ti raggiungo tra un minuto. Ok. Ti aspetto. Laggiù. Mi sembra... Allora? Siamo già scesi sotto il 90%? Non dovevi elencare a Johnny i motivi per cui dovrebbe costruire qui il centro di distribuzione? Oh, vedo che ti stavi esercitando. Sì, giusto un po'. Ah, ok. Sappi che è la mia prima volta. Ah, davvero? Sì. Wow. Basta lanciarlo così. Sì, devi solo lanciare l'anello. Niente male. Oh. Dovrebbe provare i miei macaroni. Oh, grazie. Sono deliziosi. E buon appetito. Ne vuole uno? Oh, accidenti, brava. Ok. Buon Natale! Oh, oh, oh! Buon Natale! Non una parola. Da questa parte, signora sindaco. Oh, oh, oh! Grazie mille. Giovanotto, attenta ai piedi. Oh, che bella maglietta. Sembri un bastoncino di zucchero. Buon Natale. Hai pensato a cosa vorresti come regalo quest'anno? Salve, Babbo Natale. Salve a te. Cosa vorresti per Natale, signorina? Fammi pensare, ci sarebbe questa piccola competizione che mi piacerebbe vincere. Siete un pubblico meraviglioso, è bello avervi qui. Volete sentire una storia? Sì! Fantastico! D'accordo. Era la notte prima di Natale, quando in tutta la casa non una creatura si muoveva, neanche un topo. Le calze erano appese al camino con cura, nella speranza che San Nicola arrivasse presto a far visita. I bambini erano tutti immersi nei loro letti accoglienti, mentre sogni di cose favolose danzavano nelle loro teste. Buongiorno a tutti e benvenuti alla Stratford Candle Company. Sono John Gibson e sto per annunciarvi le finaliste della 50ª competizione annuale dello spirito del Natale del New Hampshire. Le tre città che accederanno alla finale affronteranno la sfida più impegnativa: creare un evento che riesca ad evocare il significato che la propria comunità attribuisce al Natale. Annuncerò la vincitrice il 23 dicembre. Bene, non mi voglio dilungare, andiamo al sodo. Grazie mille. Sì, ci siamo. Le finaliste sono Dover Lake. Woo! Sì. Sì. East Riverton. Woo! E ultima, ma non per importanza, West Riverton. Oh, sì. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. È perfetta. Che belli. Fantastico, stupendo. Congratulazioni. Grazie. Anche a te.
Te lo meriti davvero. Anche tu. Vincerò comunque. Ti ho già detto quanto sarà grande la bistecca che mi dovrai offrire? Ci saremmo dovuti preparare per il round finale. Abbiamo solo 5 giorni per organizzare un evento che esprima il significato del Natale per la comunità. Non siamo mai arrivati così lontano. Dobbiamo capire cosa hanno in programma gli avversari prima di decidere cosa fare. Dover Lake ha vinto spesso perché non ha mezze misure. Crea cose spettacolari. E cosa ha fatto East Riverton l'anno scorso per riuscire ad arrivare in finale? Ah, una parata lungo Main Street. È stato troppo divertente. Dovremmo rifarla. No. Dobbiamo trovare un'idea originale. E poi se Sara scoprisse che abbiamo copiato la parata... No. Giusto. Qualsiasi cosa faremo deve gridare West Riverton. Sì, dobbiamo mettere in risalto l'essenza della nostra comunità. I cittadini dovranno partecipare attivamente. Chissà cosa sta organizzando a East Riverton. Già. Potresti parlarne con Sara? Non hai idea di cosa fare per il round finale? No, e tu? Nemmeno. Avremmo pensato a... Magari non dovrei dirtelo, ma non è un'idea così accattivante. Vorremmo accendere un albero gigantesco. Oh. Vabbè, mi sembra un'idea carina. Esatto. Carina, non vincente. Quindi ora abbiamo solo 5 giorni per capire cosa fare. Dovremmo proprio parlare di questo. Siamo ancora in competizione. Lo so, ma mi piace conversare con te di questo. Adesso non montarti la testa. Io non mi sto montando. Anche a me piace parlare con te. Kendall è brava, mi piace lavorare con lei, ma non mi capisce a fondo come sei in grado di fare tu. Lo capisco bene. Yale è il capo dello staff migliore del mondo, ma sa anche di avere dei limiti. Infatti mi ha incoraggiata lui a raggiungerti qui quando mi ha mandato il messaggio. È stata Kendall a consigliarmi di scrivere a te. Non credi che stiano cercando di riunirci? No. No. Allora, cosa facciamo per il round finale? Credo che dovremmo mandare Kendall e Yale a verificare cosa sta facendo il nostro rivale. Ok. Ecco a voi. Dateci dentro. Grazie, Enzo. Sappi che non ci basterà. Si è scoperto che farà Dover Lake. Sì, uno spettacolo di fuochi d'artificio. Non mi sembra così originale. Ma non saranno semplici fuochi d'artificio. Neanche un film di supereroi ha così tanti effetti speciali. Ah, come faremo a competere con questo? È impossibile. Vinceranno le candele, il denaro in palio... E probabilmente il centro di distribuzione. Prepara un'altra pizza. Sara, non avremmo dovuto cancellare l'ordine dell'albero di Natale. Idea banale da lasciar perdere, vero? A meno che non trovi un modo per sparare i fuochi artificiali dalla punta, sì. Non ne abbiamo bisogno. E perché? Perché è come ha detto lei, Sindaco Clark. Il Natale non è trovare il regalo più appariscente. Sono le piccole cose che contano davvero. Le piccole cose. Le più importanti. Se Dover Lake fa le cose in grande... Noi faremo qualcosa di semplice, più familiare. Qualcosa che venga dal cuore e a cui tutti possano partecipare attivamente senza starsene seduti con il naso rivolto al cielo e... Giusto, sì. Potrebbe organizzare un pranzo con vicini e amici. Una cena di Natale. Un banchetto in cui tutti portano del cibo... Ragazzi! Come... L'intera comunità si riunisce per condividere i propri piatti di Natale preferiti e intonare canti natalizi. Liam, Sara... È questo lo spirito del Natale. Idea stupenda. Ecco cosa dobbiamo fare. Ragazzi... Voi vi rendete conto che dovreste competere uno contro l'altro, vero? Non potete fare 2 cene di Natale. Perché non possiamo? Ogni città organizzerà il suo banchetto natalizio nel proprio municipio. I giudici andranno prima in uno. E poi faremo una processione con le candele fino all'altro municipio. Concluderemo la serata con entrambe le città riunite. Come dovrebbe essere? Ogni città preparerà le proprie decorazioni e il proprio intrattenimento. E cucinerà del cibo. Faremo un grande banchetto dove ognuno potrà condividere i piatti preferiti. Quindi potremo andare a entrambi gli eventi? Spero di sì, perché ho una fame tremenda. Certo che potete. Incoraggiamo tutti ad andare avanti e indietro da East e West Riverton. Io
verrò da voi per la cioccolata di Katrin. Ne preparerò un termos in più solo per te. Fantastico, grazie Katrin. Visto? In questo modo siamo ancora rivali, ma dimostriamo anche che possiamo lavorare insieme. Perché è questo il vero principio alla base dello spirito del Natale. Sì. Bene, ecco tutto. Qualche domanda? A quale città dovrò dare una mano? A entrambe. Oh, forte! Allora, ragazzi, siete tutti pronti? Sì! Sì, divertiamoci! Aspetta, state disponendo i tavoli. Noi abbiamo iniziato a malapena a decorare. Avete iniziato a decorare? Vabbè. Ehi, ragazzi, venite qui. Yale e io stavamo pensando che oltre al cibo si potrebbero condividere anche le ricette. Come questa del pan di zenzero che prepara ogni anno mia mamma. O la mia glassa di sciroppo d'acero per l'arrosto che preparerò. Potremmo creare delle schede di ricette e se il piatto è piaciuto la gente può prendere la scheda e cucinare il piatto in famiglia. È un'idea favolosa. Anche per me, insomma, la adoro. È bello vedere che voi due finalmente lavorate insieme. Sono d'accordo. Ok. Allora uno dei miei forni non funziona più. Ok, ci serve subito un piano B. Frank può aggiustare il forno. Ok, e Liam, posso mandarti qualcuno ad aiutarti con i tavoli? Ottimo, allora quando avremo finito di sistemare posso mandarti qualcuno dei miei per aiutarti a decorare. Fantastico! Visto? Questo è ciò che riusciamo a ottenere quando mettiamo da parte la nostra rivalità. Esattamente. Sì, mettiamoci al lavoro. Mi dispiace farle perdere tempo. So che è occupato. Justin, non preoccuparti. Ti avevo detto che ti avrei aiutato a cercare un regalo per tua mamma ed è quello che faremo. Ma manca pochissimo al Natale. Sai cosa? Magari... Ciao tesoro. La stiamo prendendo nel modo sbagliato. Cos'è che ti fa pensare a tua madre? Cosa vuole dire? Beh, a volte mi capita che sono al lavoro fuori città e magari succede qualcosa che... Mi fa pensare a mia madre, può essere un suono, un profumo, quello di cioccolata calda, ad esempio. Ma a te, cosa ricorda tua madre? I canti di Natale. Lei canticchia melodie natalizie continuamente, anche quando il Natale è passato. No, capisco. Ho avuto un'idea, andiamo. Anche lei ha una canzone che le ricorda sua madre. Oh, no, non proprio. Cosa gliela ricorda? Vediamo. Beh, quando sono al lavoro e ho delle decisioni importanti da prendere, a volte mi domando, cosa farebbe mia madre? Forte. Se non sbaglio, ho detto che quando era rappresentante di classe, mia madre la spingeva a dare il meglio. E credo che stia continuando a farlo. Sai una cosa, hai ragione. È strano. Dove stiamo andando? Laggiù. Tesoro, perché stai sorridendo? No, niente. Papà mi ha detto di dirti che starò da lui stanotte, visto che lavorerai fino a tardi. Ok. Come vanno le cose a West Riverton? Oh, bene, credo. Il sindaco Clark ha detto che è contento di quello che abbiamo fatto finora. Anche se, mentre lo diceva, gli si gonfiava una vena sulla fronte, come succede a te quando non pulisco la camera. Ok, andrò a controllare come sta tra un minuto. Prima devo finire il mio shopping natalizio. Ma mancano solo 4 giorni. Lo so, mi voglio distrarre un po' dal lavoro, dalla competizione. Tutto il resto, ma non preoccuparti, ho comprato il tuo regalo settimane fa. A quelli per gli amici e le persone con cui lavoro non ci ho ancora pensato. Oh, posso aiutarti se vuoi. Dimmi, cosa ti ricorda queste persone? Cosa mi ricorda queste persone? Sì, insomma, chi devi comprare il regalo? Beh, mi piacerebbe trovare qualcosa per Liam. Ok, cos'è che ti fa venire in mente il sindaco Clark? Quando avrai la risposta, avrai il regalo perfetto. Da quando sei diventato così saggio, eh? Christmas is near, Christmas is just round the corner. Sì, ma non so dove. Sei davvero bellissima. Molto natalizia. Grazie. Tu sei affascinante. E
Natalizio anche tu. Grazie. Volevo controllare come stessi. Va tutto bene? Sì, la gente ha già riempito la sala e i giudici dovrebbero arrivare qui da un momento all'altro, credo. Tu? Sì, sembra tutto a posto. Va tutto bene? Sì, no, sto bene, solo che... Ricordi quando abbiamo detto che il nostro lavoro viene sempre prima di tutto il resto? Sì, certo. Queste ultime settimane sono state fantastiche. Mi sono divertito molto negli ultimi giorni ad aiutare East Riverton. Sì, io sono d'accordo. Sai, è stato bello anche per me aiutarvi a West Riverton. Domani la competizione sarà finita. Che cosa faremo? Torneremo al nostro lavoro, alle nostre vite e non avremo più modo di stare insieme. Sara, è arrivato John. Devo andare. Cose da sindaco. Mm-hmm. Sara. Malgrado tutto, noi dovremmo essere davvero fieri di ciò che abbiamo ottenuto. Sì, dovremmo. Ciao, Sara. Ciao, John. Grazie per essere venuto. Ho avuto una bella idea, vero? Ma non è l'ora di andare anche a West Riverton. Sì. È davvero una bella serata, eh? Sì, mi attendo. Giudici, John, eh? Grazie per essere venuti stasera. Siamo molto felici che abbiate voluto partecipare al banchetto della comunità. E a proposito di comunità, tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sindaco Liam Clark e i nostri amici di West Riverton. Ah, grazie. Grazie, sindaco Reed. Bene, finalmente le nostre due città si sono unite per dimostrare che il Natale significa condivisione. Non riesco a pensare a un modo migliore per celebrare le festività se non con tutti voi. C'è un sacco di cibo dentro, prego. Spero abbiate fame. Accomodatevi. E felice, felice Natale a tutti voi. Oh, buon Natale. Buon Natale. Ho una fame. Prego, andiamo. Jolly old Saint Nicholas, lend your ear this way. Don't you tell a single soul. Chi vuole dei cupcake? Hanno avuto davvero una bella idea con questo banchetto. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. Non ti sei reso conto di essere seduto sulla parte riservata a East Riverton? Volevo vedere com'era il panorama da qui. Dov'è Maureen? Ha infornato dolci per 3 giorni. Gli ho detto di andare a casa. Chiuderò io al posto suo. Così fa un bravo sindaco. Proprio come te? Siamo stati bravi stasera. Sì, tutti quanti, devo dire. Sì. Credi sarà sufficiente? Dover Lake aveva i fuochi d'artificio. Sì, ma non sembravano così natalizi. A parte il fatto che avevano la forma di una renna che volava in cielo.
Vorrei tanto vincere. Sì, anch'io. Sai cosa? Se non vinciamo, spero tanto che vinca tu. Oh, beh, se non vinciamo... Che sto dicendo? Noi vinceremo. Ne sono certo. Spero vinciate voi in casa. E se vincesse Dover Lake? Probabilmente è giunta l'ora che qualcun altro prenda le redini. Cosa? Cosa? A te piace fare il sindaco, andiamo. Sì, anche a te. Ma... non so per quanto tempo ancora posso permettere che la vera felicità mi sfugga di mano. Sai, la vista non è poi così male da questa parte. Stavo per dire la stessa cosa. Ci vediamo domani? Sì. Sì, certo. Ok. John non ti ha detto niente? Solo che voleva vederci. E sai perché? Non lo so, ma di solito a quest'ora annunciano il vincitore. Magari sta venendo per dirci che uno di noi ha vinto. O che abbiamo perso. Ah, non credo proprio. John, ciao. Buongiorno. Ciao, John. Ciao, dovete scusarmi, ma è insorto un piccolo problema. Oh, quale piccolo problema? In 50 anni da quando esiste questa competizione non era mai capitato. Cosa è successo? Abbiamo 3 giudici. Uno ha votato per Dover Lake, uno per West Riverton e uno per East Riverton. Un pareggio? E adesso cosa succederà? Ecco, in caso di pareggio una persona deve esprimere il voto decisivo. Chi? Io. Puoi mettermi in contatto con John Gibson, per favore? Ciao, John. Sono il sindaco Liam Clark. Hai un minuto? Prego. Grazie per essere venuta. Figurati. Volevo solo dirti che ho chiamato John. E ti ho convocata qui per chiederti di avere fiducia in me. Beh, la fiducia tra noi non è mai stata il nostro punto di forza. Sì. Anche io ho parlato con John. Davvero? Sì, e gli ho promesso di non dire una sola parola. Sei tu che dovrai avere fiducia in me. Perché ho agito solamente per il bene... di tutti quanti. Hai cercato di corromperlo per ottenere anche il centro di distribuzione? Sì. Sarà... Hai fatto lo stesso, vero? Sì, ma stavo solo cercando di... Cercando di fare cosa? Io...
cosa possiamo fare? Se non ci fidiamo mai della buona fede reciproca. Non lo so. Buona fortuna per domani. Sì. Buona fortuna anche a te, Sara. Justin, perché stai spalando la neve dal mio vialetto? Beh, l'altro giorno mi ha raccontato la storia della piazza di Riverton e di come quando nevica lanciate una moneta per decidere chi dovrà spalarla. Sì? Quindi, quando mi sono svegliato stamattina e ho visto questo, ho pensato a lei. È il mio regalo di Natale. E il mio... È un gesto molto gentile da parte tua, Justin, ma non devi farlo, davvero. Beh, se dovessi farlo, non sarebbe proprio un regalo. No. No, suppongo di no. È come ha detto l'altra sera alla fiera di Natale. Le festività sono un momento di condivisione. E io sto condividendo la nostra nuova pala con lei. È molto premuroso da parte tua. Grazie infinite, Justin. Buon Natale, Sindaco Clark. Signor Clark. Buon Natale. Buon Natale, Justin. Bravo ragazzo. Sì. Mi ricorda vagamente te. Ah, davvero? Mm-hmm. Usare il suo tempo libero la vigilia di Natale per venire a spalare la neve? Diventerà un bravo sindaco. Sì, beh... Potrebbe vincere la gara dello spirito del Natale, eh? Mm-hmm. Liam? Vincere non sempre significa arrivare al primo posto. Papà, credo che dovresti leggere meglio il vocabolario. Sai cosa? Tu e la mamma avete sempre incoraggiato il mio lato competitivo. Solo per ciò che sembrava ti importasse. C'è forse qualcosa che per te conta di più di questa competizione? Sì, ma non ho capito se vale lo stesso per lei. C'è solo un modo per scoprirlo. Ehi, che strano silenzio. Sei preoccupata per la gara? No, se vincesse West Riverton sarei contenta per loro. Ok, fermi. Che sta succedendo? Che cosa hai fatto a Sara? Credo di aver capito finalmente che tutta questa rivalità con loro è stata solo una grande perdita di tempo. Penso a tutto ciò che avremmo potuto fare. Beh, non è troppo tardi. Io credo di sì. Tornerai a competere con lui per ogni cosa? No. Semmai credo che magari è ora di lasciare il posto a qualcuno più capace di me. Cosa stai... Stai pensando di non ricandidarti alle elezioni? C'è molto altro nella vita oltre al lavoro. Invece viene prima di tutto. Guarda cosa ha fatto a noi. Ehi, c'erano... altre cose che non andavano. Se non ha funzionato, non è stata colpa tua. Beh, grazie per avermelo detto. E non fraintendermi, sono felice che siamo rimasti amici e che tu abbia Linda, ma... Come ho detto a un amico, a volte sento che non riesco a cogliere i momenti di felicità che mi si presentano. Me li lascio sfuggire di mano e non voglio più commettere questo errore. Non farlo. Vorrei che fosse più facile. Non sto dicendo che sia facile. Dico solo che devi fare un passo alla volta. Insomma, se riguardi queste ultime settimane, senti di esserti lasciata sfuggire di mano la felicità, hai un desiderio di Natale che non hai ancora chiesto? Su, leggi il messaggio. John Gibson ha preso la sua decisione. Molto bene, ci siamo. Ciao. Ciao, John non è ancora arrivato. Non ancora.
Allora aspetterò qui fuori. No, stai scherzando. Accomodati. C'è una cosa che vorrei... Ah, scusami, continua. No, prima... No, tu, coraggio. No, vai. No, tu, per favore. Dobbiamo lanciare una monetina? Ok, inizio io. Ieri sera, quando abbiamo parlato della fiducia... Sara, volevo che tu sapessi che io mi fido di te. E spero che tu mi creda. L'hai sempre fatto fin da quando eravamo bambini. Tu mi hai reso... una persona migliore. Non sempre l'ho apprezzato, ma ne avevo bisogno. E ho bisogno di te. Ne ho davvero bisogno. L'hai fatto di nuovo. Ho fatto cosa? Hai rubato una mia idea. Toc toc. Posso entrare? Ovviamente. Ciao, John. Ciao. Liam, Sara, buona vigilia di Natale a entrambi. Sì, buon Natale anche a te, John. Credo che sappiate perché sono qui. Ah, sì, hai preso la tua decisione. Certo. Ho considerato ciò che mi avete detto e devo dire che alla fine è stata una scelta facile. Ah. Sara, Liam, signor Gibson, non immaginate che succede. Può aspettare, John stava no, per dirci... No, dovete venire a vedere. Presto, venite fuori, andiamo, ok, andiamo. Ok. Signori, usciamo? La gara più bella di sempre. Andiamo! È stata fantastica! Ci siamo impegnati tanto. Che forte. Incredibile. Wow, non capisco. Che cosa stanno facendo? Festeggiando. Ma se non sappiamo ancora chi ha vinto. Allora non importa. Abbiamo iniziato a ricevere telefonate nel pomeriggio e tutti volevano venire a passare il Natale insieme come una comunità. Un'unica comunità. Qui, nella nostra piazza condivisa. Liam, Sara, è il momento del mio annuncio. Scusatemi. Dopo di te. Ok. Buonasera. Ciao, a tutti. John. Non vedevo l'ora. Come state? Ciao. Allora, hai deciso? Come va? Tutto bene? Scusatemi. È bello vedervi qui. Sì, ci siamo. Fantastico, viva! Ragazzi. Sentite, tutto questo è... Siamo sopraffatti. Sì, sì, sì. John Gibson della Stratford Candle Company annuncerà il vincitore della tradizionale gara annuale dello spirito del Natale. Grazie, grazie, grazie. Ah, signori e signore, buon Natale. Buon Natale! Sapete, ho pensato a lungo a chi dare il mio voto e ho ascoltato anche gli autorevoli pareri dei sindaci. Liam dice che è East Riverton a meritare di vincere. Sara dice che secondo lei è West Riverton che merita la vittoria. Gli hai detto questo? Sì. Alla fine, la scelta è stata semplice. Ho dato il mio voto a Riverton. Scusa, potresti ridirlo? Aspetta, non capisco. Ho votato per East Riverton e West Riverton. Quindi è ancora un pareggio. Beh, mi sono preso la libertà di... potresti aiutarmi sì. con questo? Sì, grazie, sì. Oh, accidenti. Il panfrutto di Riverton. Il mio panfrutto! Niente più East o West, solo Riverton? Sì. Una comunità che unisce le forze e lavora insieme così bene come questa merita di essere la sede del nostro nuovo centro di distribuzione. Oh, non ci credo. Congratulazioni, Riverton! Grazie infinite. Grazie. Grazie. Grazie, John. Possiamo farlo? Sì. Sì. Oh. Wow. Di nuovo un'unica città. Possiamo farlo? Questa è opera nostra. O meglio, di tutta la comunità. Ma l'abbiamo fatto insieme. Sarai il miglior sindaco che Riverton possa desiderare. Come? Oh, no, 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 no. Dovresti farlo decisamente tu. Oh, no, no, no. Io devo farmi da parte. Tu dovresti prendere la carica. Ma tu te la meriti. E io non intendo farlo. Magari dovremmo
Far decidere alle persone. Hai ragione, probabilmente questa è l'idea migliore. Che ne pensi? Credi che appoggeranno il piano di riunire la città? Noi riusciremo a convincerli a farlo. Mi sembra ovvio. Riusciamo a fare qualsiasi cosa insieme. Sì. Buon Natale, Liam. Buon Natale, Sara. A tutti.